Il gommone infrange le regole di sicurezza e raggiunge la riva vicino ai bagnanti. Scoppia la rissa sul bagnasciuga, volano calci e pugni in Sardegna alla Maddalena. È accaduto nella spiaggia di Cala Lunga di Porto Massimo, dove il tender di uno yacht straniero ha azzardato una manovra proibita e alcuni turisti italiani sono intervenuti con veemenza e decisione. Il gommone deve prelevare dalla spiaggia una donna e due ragazzi. Si dirige però pericolosamente verso riva, incurante delle persone che sono in acqua a fare il bagno e delle proteste di chi assiste alla manovra. Irritato dalle proteste, prima di salire a bordo, uno dei ragazzi spintona una signora. Immediata la reazione del marito, iniziano a volare calci e botte, i membri dell'equipaggio si buttano nella mischia. Scene di un caffonal da spiaggia corroborato da alte temperature e dal disprezzo delle norme più elementari. Agli occupanti dello yacht ormeggiato in rada sarà sembrato naturale ignorare i divieti noti, perché non c'è vacanza che non abbia comfort. La stessa filosofia probabilmente di chi qualche giorno prima nel Salento, in spiaggia invece dell'ombrellone, ha piantato una bella tenda con lettini anche matrimoniali e persino un gruppo elettrogeno per garantire l'aria condizionata. 30 metri quadri, quasi un monolocale che non poteva passare inosservato nella marina di Manduria, in provincia di Taranto, a due passi dalla riserva naturale della foce del Chidro. Invece della rissa qui è scattata la segnalazione sui social e alle autorità. Alla famiglia non straniera, questa volta ma di Bari, è stata smantellata l'installazione e fatta una multa di 500 euro.